Azione e idea. Mi piacerebbe discutere il problema dell'azione. All'inizio ciò potrebbe sembrare molto astruso e difficile, ma spero che pensandoci bene saremo capaci di vedere chiaramente la questione, perché la nostra intera esistenza, la nostra intera vita è un processo attivo. La maggior parte di noi vive in una serie di azioni disgiunte che conducono alla disgregazione, alla frustrazione. È un problema che riguarda ognuno di noi, perché viviamo di azione e senza azione non c'è vita, non c'è esperienza, non c'è pensiero. Il pensiero è azione e perseguire semplicemente l'azione a un particolare livello di coscienza, periferico, essere soltanto prigionieri dell'azione esteriore senza comprendere il processo complessivo dell'azione stessa, ci condurrà inevitabilmente alla frustrazione, all'infelicità. La nostra vita è una serie di azioni o di processi di azione a differenti livelli di coscienza. La coscienza è esperire, nominare e registrare. Ossia, la coscienza è prima stimolo e risposta, vale a dire esperienza, poi definizione o determinazione e infine registrazione, ossia memoria. Questo processo è azione, non è vero? La coscienza è azione e senza stimolo, risposta, senza esperienza, denominazione o definizione, senza registrazione, ossia memoria, non c'è azione. Ora, l'azione crea l'attore, il che significa che l'attore entra in gioco quando l'azione ha un risultato, un fine in vista. Se non c'è risultato nell'azione, allora non c'è attore. Ma se c'è un fine o un risultato in vista, allora l'azione che si mette in moto quando l'azione è in vista di un fine. Un singolo processo che si mette in moto quando l'azione è in vista di un fine. L'azione in vista di un risultato è la volontà. Diversamente non c'è volontà. Il desiderio di raggiungere un fine produce la volontà che è l'attore. Voglio raggiungere un fine, voglio scrivere un libro, voglio essere un uomo ricco, voglio dipingere un quadro. Noi siamo familiari con questi tre stati, l'attore, l'azione e il fine. Questa è la nostra esistenza quotidiana. Sto soltanto spiegando ciò che è, ma inizieremo a comprendere come trasformare ciò che è solo quando lo esamineremo chiaramente, in modo che non ci sia illusione o pregiudizio, nessuna distorsione riguardo a esso. Ora, questi tre stati che costituiscono l'esperienza, l'attore, l'azione e il fine, sono sicuramente un processo, un divenire. Diversamente non c'è divenire. Se non c'è attore e se non c'è azione in vista di un fine, non c'è divenire. E la vita, come la conosciamo, la nostra vita quotidiana, è un processo, un divenire. Sono povero e agisco in vista di un fine, che è quello di diventare ricco. Sono brutto e voglio diventare bello. Perciò la mia vita è un processo, un diventare qualcosa. La volontà di essere è la volontà di divenire, a differenti livelli di coscienza, in differenti stati, nei quali c'è stimolo, reazione, denominazione e registrazione. Ora, questo divenire è contesa, è dolore, non è vero? È una costante lotta. Sono questo e voglio diventare quello. Pertanto, il problema è, senza questo divenire, non c'è azione? Non c'è azione senza questo fine. Non c'è azione senza questo dolore, senza questa costante battaglia? Se non c'è un fine, non c'è un agente, poiché è l'azione in vista di un fine che crea l'agente. Ma può mai esserci un'azione senza un fine in vista e perciò senza nessun agente, il che significa senza il desiderio di un risultato? Una simile azione non è un divenire e perciò non è lotta. C'è uno stato dell'azione, uno stato dell'esperienza, senza lo sperimentatore e l'esperienza.
Suona piuttosto filosofico, ma è davvero molto semplice. Nel momento in cui esperite, non siete consapevoli di voi stessi, come di uno che esperisce separatamente dall'esperienza. Vi trovate nello stato dell'esperire. Prendete un esempio semplicissimo. Siete arrabbiati. In quel momento di rabbia non c'è né colui che esperisce né l'esperienza, c'è soltanto il fare esperienza. Ma nel momento in cui uscite da questa situazione, una frazione di secondo dopo aver fatto esperienza, c'è colui che esperisce e c'è l'esperienza, l'agente e l'azione in vista di un fine, il che significa sbarazzarsi o reprimere la rabbia. Ci troviamo ripetutamente in quello stato, nello stato del fare esperienza, ma ne usciamo sempre e gli diamo un nome e lo registriamo. E così confermiamo una continuità al divenire. Se possiamo comprendere l'azione nel senso fondamentale della parola, allora questa comprensione fondamentale influenzerà anche le nostre attività superficiali. Ma prima dobbiamo comprendere la natura dell'azione. Ora, l'azione è provocata da qualche idea? Prima avete un'idea e successivamente agite? O l'azione viene prima e poi, siccome l'azione crea conflitto, ci costruite intorno un'idea? L'azione crea l'agente o l'agente viene prima? È molto importante scoprire che cosa viene prima. Se l'idea viene prima, allora l'azione si conforma semplicemente a un'idea e perciò non è più azione, ma imitazione, coercizione in accordo con un'idea. È molto importante comprendere questo. Poiché, siccome la nostra società è per lo più fondata sulla dimensione intellettuale o verbale, per tutti noi l'idea viene prima e l'azione segue. L'azione, allora, è l'ancella di un'idea e la semplice costruzione di idee va ovviamente a scapito dell'azione. Le idee generano ulteriori idee. E quando c'è soltanto produzione di idee, c'è antagonismo. E la società diventa squilibrata in direzione del processo intellettuale di ideazione. La nostra struttura sociale è troppo intellettuale. Noi coltiviamo l'intelletto a scapito di ogni altro fattore del nostro essere e perciò siamo soffocati dalle idee. Ma le idee possono produrre azione oppure modellano soltanto il pensiero e quindi limitano l'azione? Quando l'azione è obbligata da un'idea, non può mai liberare l'uomo. È straordinariamente importante per noi comprendere questo punto. Se un'idea dà forma all'azione, allora l'azione non può mai portare alla soluzione delle nostre infelicità. È della massima importanza indagare l'ideazione, la costruzione delle idee, siano quelle dei socialisti, dei capitalisti, dei comunisti o delle varie religioni, specialmente quando la nostra società è sull'orlo del precipizio e invoca un'altra catastrofe, un'altra amputazione. Coloro che sono davvero seri nella loro intenzione di scoprire la soluzione umana ai nostri molti problemi devono prima comprendere il processo dell'ideazione. Che cosa intendiamo per idea? Come viene alla luce un'idea? E idea e azione possono confluire? Supponete che io abbia un'idea e che desideri portarla avanti. Cerco un metodo per farlo e rifletto. Sperpero il mio tempo e le mie energie litigando su come l'idea dovrebbe essere portata avanti. Perciò è davvero molto importante scoprire come le idee giungano all'esistenza. E dopo aver scoperto la verità su questo punto, potremo discutere la questione dell'azione. Se non si discutono le idee, la mera scoperta del come agire non ha significato. Ora, in che modo vi viene un'idea? Un'idea semplicissima, non filosofica, né religiosa o economica? Ovviamente è un processo di pensiero, non è vero? L'idea è il prodotto di un processo di pensiero, non è così? Senza un processo di pensiero non ci può essere nessuna idea. Perciò devo comprendere il processo di pensiero stesso prima di poter comprendere il suo prodotto, l'idea. Che cosa intendiamo per pensiero? Quando pensate? Ovviamente il pensiero è il risultato di una reazione,
neurologica o psicologica. Neurologica come risposta immediata dei sensi a una sensazione, oppure psicologica come risposta di ricordi immagazzinati nella memoria, cioè l'immediata reazione dei nervi a una sensazione e cioè la reazione psicologica dei ricordi immagazzinati nella memoria, insieme all'influenza della razza, del gruppo, del guru, della famiglia, della tradizione e così via. E tutto questo si chiama pensiero. Allora, il processo di pensiero è la reazione della memoria. Non avreste pensieri se non aveste memoria. E la reazione della memoria a una certa esperienza mette in moto i processi del pensiero. Diciamo, per esempio, che ho immagazzinato dei ricordi di nazionalismo e che mi proclamo indù. Questo serbatoio di ricordi, di passate reazioni, azioni, implicazioni, tradizioni, costumi, risponde allo stimolo di un musulmano, un buddista o un cristiano. E la reazione della memoria allo stimolo produce inevitabilmente un processo di pensiero. Osservate il processo di pensiero che opera in voi e potrete testare direttamente la verità di ciò che dico. Siete stati insultati da qualcuno. E questo resta nella vostra memoria, forma parte del vostro sfondo mentale. Quando incontrate quella persona, che è lo stimolo, la reazione è il ricordo dell'insulto subito. Così, la risposta della memoria, che è il processo del pensiero, crea un'idea. Perciò, l'idea è sempre condizionata. E questo è importante da comprendere. Ossia, l'idea è il risultato del processo di pensiero. Il processo di pensiero è la reazione della memoria e la memoria è sempre condizionata. La memoria è sempre nel passato e quella memoria prende vita nel presente grazie a uno stimolo. La memoria non ha vita in se stessa, giunge alla vita nel presente quando si confronta con uno stimolo. E ogni memoria, sia essa dormiente o attiva, non è forse sempre condizionata? Perciò deve esserci un approccio molto differente. Dovete scoprire da soli, interiormente, se state agendo sulla base di un'idea e se ci può essere azione senza ideazione. Cerchiamo di scoprire che cosa sia un'azione non basata su un'idea. Quando agite senza un'ideazione? Quando c'è un'azione che non è il risultato dell'esperienza? Un'azione basata sull'esperienza, come abbiamo detto, è limitativa e perciò è un impiccio. L'azione che non è il prodotto di un'idea è spontanea, quando il processo di pensiero, che è basato sull'esperienza, non sta controllando l'azione stessa. Questo significa che c'è un'azione indipendente dall'esperienza, quando la mente non sta controllando l'azione. Questo è il solo stato nel quale c'è comprensione, quando la mente, che si basa sull'esperienza, non sta guidando l'azione, ossia quando il pensiero, che è basato sull'esperienza, non dà forma all'azione. Che cos'è l'azione quando non c'è il processo di pensiero? Può esserci azione senza il processo di pensiero? Voglio costruire un ponte o una casa. Conosco la tecnica e la tecnica mi dice come costruirli. Questa la chiamiamo azione. C'è l'azione dello scrivere una poesia, del dipingere, delle responsabilità di governo, delle reazioni a fattori sociali e ambientali. Sono tutte basate su un'idea o un'esperienza precedente e danno forma all'azione. Ma è possibile un'azione quando non c'è ideazione? Sicuramente una simile azione è possibile quando cessa l'idea e l'idea cessa solo quando c'è amore. L'amore non è memoria. L'amore non è esperienza. L'amore non è pensare alla persona che amate o alla quale siete devoti. Il vostro guru, la vostra immagine sacra, vostra moglie, vostro marito. Ma il pensiero, il simbolo, non è l'amore reale. Perciò l'amore non è un'esperienza. Quando c'è amore, c'è azione. Non è vero? E quell'azione non è forse liberatrice? Non è il risultato di un'attività mentale e non c'è iato
tra amore e azione, come invece c'è tra idea e azione. L'idea è sempre vecchia, proietta la sua ombra sul presente e noi tentiamo sempre di costruire un ponte tra azione e idea. Quando c'è amore, che non è un'attività mentale, che non è ideazione, che non è memoria, che non è il prodotto di un'esperienza, di una disciplina praticata, allora quello stesso amore è azione. Questa è l'unica cosa che libera. Fino a quando c'è attività mentale, fino a quando l'azione è modellata da un'idea che è esperienza, non ci può essere liberazione. E fino a quando continua questo processo, ogni azione è limitata. Quando si capisce la verità di tutto ciò, entra in gioco la qualità dell'amore, che non è un'attività mentale, che non è qualcosa a cui si può pensare. Si deve essere consapevoli di questo processo totale, di come le idee vengono alla luce, di come l'azione scaturisce dalle idee e di come le idee controllano l'azione e di conseguenza la limitano, poiché dipendono dalla sensazione. Non importa di chi siano le idee, se provengano dalla sinistra oppure dalla destra. Fino a quando ci aggrappiamo alle idee, siamo in uno stato nel quale non ci può essere nessuna esperienza. Viviamo semplicemente nella sfera temporale, nel passato, che dà ulteriori sensazioni, o nel futuro, che è un'altra forma di sensazione. È soltanto quando la mente è libera dall'idea che ci può essere esperienza. Le idee non sono la verità. E la verità è qualcosa che deve essere sperimentata direttamente, istante per istante. Non è un'esperienza che volete, perché allora sarebbe soltanto sensazione. Solo quando si può andare oltre il groviglio delle idee, che costituisce l'io, la mente, che ha una continuità parziale o completa, solo quando si può andare oltre a ciò, quando il pensiero è completamente silente, solo allora c'è uno stato di esperienza e quindi si saprà che cos'è la verità. Ti ringrazio molto per aver visto e ascoltato questo video, sperando che porti consapevolezza e gioia nella tua vita. Condividi nei commenti la tua esperienza, metti mi piace e iscriviti al canale di Doeia per ascoltare altri contenuti simili. Ci vediamo nel prossimo video.